La Lega Nazionale Dilettanti fa squadra, supera il concetto di terzo tempo, si proietta nel futuro. La grande famiglia del calcio dilettantistico organizza così un evento senza precedenti, momento di incontro tra tutti i protagonisti dell'universo del calcio di base. Dal 17 al 19 maggio prossimi a Lanciano Fiera, polo fieristico d'Abruzzo, dirigenti federali, società, tesserati sportivi, partner commerciali si ritroveranno tutti insieme per fare sistema con Quarto Tempo, un vero e proprio laboratorio in cui verranno discussi temi cruciali con workshop e tavole rotonde, spazio di analisi, discussione, elaborazione delle proposte per definire le tracce del futuro. L'evento sarà arricchito dalla mostra Un secolo d'azzurro che porterà nella nostra regione pezzi di storia della nazionale per entusiasmare ed affascinare piccoli e grandi tifosi della maglia azzurra. L'evento è stato presentato in conferenza stampa presso la sala d'onore Benito Lanci, il presidente nazionale LND Giancarlo Abete. Presidente, perché Quarto Tempo? Perché è un'opportunità per testimoniare la vitalità e nel contempo la positività del ruolo svolto dalla Lega Nazionale Dilettanti all'interno dello sport italiano. È un'iniziativa che parte dal Comitato regionale Abruzzo, da Ezio Memmo, e che noi abbiamo fatto naturalmente nostra come Lega Nazionale Dilettanti in termini di adesione e di coinvolgimento. È un numero zero. Non è mai stato fatto e quindi è un'opportunità per aprire una finestra sul mondo dilettantistico e giovanile che, come spesso ho ricordato, rappresenta 1.110.000 tesserati e quindi il 26% di tutti i tesserati delle federazioni che aderiscono al CONI. Obiettivi dell'evento: far conoscere meglio ed appassionati e curiosi il mondo del calcio italiano, creare momenti di gioco e divertimento per bambini e bambine che hanno la passione per il calcio, ideare attraverso il confronto nuovi progetti per costruire un futuro migliore per il calcio di base. Il presidente regionale Lega Nazionale Dilettanti, Ezio Memmo. Permettimi, cioè, voglio dire, un pizzico di orgoglio e di emozione, proprio perché questo è un sogno, intanto, all'inizio del mio mandato da presidente del comitato regionale, di poter organizzare qualcosa di importante nella mia città. È un sogno che diventa realtà con sacrificio, dedizione, lavoro e quindi portare a Lanciano questa manifestazione numero zero, diciamo, perché è assolutamente sperimentale della Lega Nazionale Dilettanti, per me è un motivo sicuramente di orgoglio. E dunque Lanciano, che sarà per 3 giorni capitale italiana del calcio dilettantistico, una grande occasione, le dichiarazioni del primo cittadino Filippo Paolini. Ringraziamo la Lega Nazionale Dilettanti perché è una bellissima iniziativa, il Presidente Memmo l'ha voluta qua in Abruzzo, in particolar modo a Lanciano, è un momento di incontro, di confronto su quello che dovrà essere in futuro il mondo del calcio giovanile, al quale dobbiamo tenere molto perché poi noi seguiamo sempre le nazionali maggiori, ma chiaramente c'è un mondo enorme, locale, sul quale bisogna lavorare nell'interesse esclusivo dei nostri ragazzi che dovranno crescere in un mondo sportivo pulito. E col polo fieristico che apre altre prospettive, amplia il raggio d'azione. Chiaramente ci fa piacere che all'interno del polo fieristico si faccia questo evento. Quella è una struttura che tutti sanno, è un polo di servizi, si presta a questo genere di eventi, quindi non solo Fiera dell'Agricoltura, ma anche altre iniziative, e questa è una di quelle importanti che speriamo che si possa anche ripetere nel tempo, perché poi è iniziato, questa è la prima edizione, speriamo si possa ripetere nel tempo.